oggi lezione di catechismo. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Non è vero, vi ho preso in giro, non vi faccio una lezione di catechismo, non sono all'altezza, ad ognuno la sua materia. Però voglio suggerirvi qualcosa di attinente. Infatti sì, oggi parleremo di santi. Parleremo di santi perché voglio suggerirvi questo libro. Come riconoscere i santi. Questo è un libro dei classici della Giacabuc. Ed è un libro che, se siete fortunati, potrete trovare anche nelle bancarelle dei libri. Sapete quegli stand nei mercatini? L'ho visto anche là, anche se io l'ho comprato in una grossa libreria e sicuramente su internet lo trovate. Non ha neanche un prezzo eccessivo per quello che è. Io l'ho acquistato 29 euro, non so se si vede, comunque è un libro bellissimo. Voi mi chiederete, a cosa serve un libro su come riconoscere i santi? Ha una duplice funzione, una funzione culturale personale e una funzione culturale professionale. Allora, per quanto concerne la formazione culturale personale, leggere un libro di questo tipo ci aiuta a capire quello che stiamo guardando. Quando un esperto d'arte guarda un quadro e gli si pone innanzi la figura di uno o due santi, non ha bisogno di molto tempo per capire quali santi quel quadro raffiguri, e se non ci sono didascalie non può mettersi ad andare a tentoni, ma deve affidarsi a un codice ben stabilito, che è quello delle effigi che accompagnano i santi. Ogni santo infatti è rappresentato con molto spesso l'oggetto del suo martirio o con l'oggetto che protegge, per esempio Santa Caterina con la ruota dentata, oppure Sant'Agata con le mammelle, perché è stata martirizzata con il taglio delle mammelle, Giovanni Battista con l'Ecce Homo e l'Agnus Dei, per esempio. Insomma, ce ne sono, ogni santo ha la sua effigie che lo rappresenta, ed è bene conoscerle, anche perché scorrendo le pagine di questo libro conoscerete dei santi inusitati. Per esempio, a me è colpito uno che aveva la scopa in mano. Una volta vidi un quadro con un santo con la scopa in mano. Io rimasi sorpresissima, ma chi è questo? E aveva una scopa e degli animali tutto attorno. Allora lo andai a cercare, all'epoca non avevo questo libro, feci una ricerca su internet ed era San Martino di Porres. Qui c'è, su questo libro l'ho ritrovato, ed è protettore delle genti di colore e viene anche invocato per scacciare le infestazioni di topi, forse per questo ha la scopa in mano. Insomma, è molto bello conoscere la rappresentazione di tutti i santi, anche perché in un paese d'arte come l'Italia e in un paese di santi come quello dell'Italia è veramente un punto a sfavore non arricchirci di questa cultura, non pensate? In più, dal punto di vista professionale e pittorico, non parlo proprio dei restauratori, perché molto spesso i restauratori devono ricostruire parti dove mancano appunto queste effigi e devono sapere ricondurre ad ogni santo l'attributo giusto, no? Ma voi siete pochissimi restauratori a seguirmi, parlo proprio dei pittori. Molto spesso, per esempio, adesso stiamo facendo un ritratto insieme, se è un ritratto di un defunto, molto spesso c'era l'uso nell'Ottocento, ma anche nel Settecento, di mettere in alto a destra del quadro, tipo qui, l'immaginetta del santo a cui era votata la persona che veniva ritratta. È un po' una sorta di accompagnamento post mortem che lasciava traccia anche di una devozione profonda, molto spesso familiare, e così questa devozione poteva spostarsi da padre in figlio e rinverdirsi di volta in volta. Anche conoscere quindi il giusto modo di rappresentare questi santi è molto importante. Adesso analizziamo il libro nella sua interezza. È un libro molto grande, costa di circa 237 pagine e tratta veramente di tantissimi
tantissimi, quasi tutti i santi conosciuti, ve ne parla sia con raffigurazioni pittoriche che con una schematizzazione a fine libro analitica di ogni santo, dove vi dà proprio la corrispondenza tra santo ed effigie, tra santo e oggetto rappresentativo dello stesso. Molto molto bello, la carta è una carta accoglientissima, sapete quelle carte spesse molto patinate, molto ben scritto, facile da fruire, è veramente una fonte di cultura indispensabile per chi vuole fare della pittura la propria cultura. Quindi questo è un bel libro da aggiungere alle vostre biblioteche, ve lo consiglio, se vi trovi il link su internet dove poterlo acquistare lo troverete qua sotto nel box informazione e spero che questo suggerimento vi piaccia. A me nel corso della mia carriera è stato veramente molto utile più volte questo libro. Bene, vi lascio, spero di non avervi annoiato e di aver aggiunto un altro chicchino di curiosità alla vostra persona. Bene, vi saluto da Ombretta e d'Arte per te è tutto, arrivederci, alla prossima!